ringraziamo per la determinazione, per il sacrificio che sta compiendo in questa campagna elettorale. Io soltanto per un brevissimo saluto, intanto ringrazio e faccio un in bocca al lupo ai candidati, a Donatella e a Giorgio. Ringrazio chi mi ha invitato, perché in primo luogo è il piacere di stare con voi, e in secondo ordine, ma lo metterei quasi sullo stesso piano, la possibilità di ammirare questo splendido ed unico panorama che contraddistingue questa stupenda città. Ed è vero quello che diceva il candidato sindaco, il sindaco potremmo un po' ardire ed iniziare a dire facendo i debiti scongiuri, perché Rocca di Papa ha delle grandissime potenzialità. Allora, il centrodestra unito è già un grandissimo risultato, perché è un esempio di esercizio democratico, perché noi rappresentiamo culturalmente, ideologicamente un patrimonio per l'Italia, perché noi siamo i detentori della democrazia, non coloro che si dicono democratici. Avete mai visto un leghista inveire in un comizio di qualche esponente della sinistra? Avete mai visto qualcuno lanciare ortaggi o uova nei confronti dei Zingaretti? Assolutamente no, perché noi abbiamo il rispetto delle idee altrui, possiamo non condividerle le idee, ma le rispettiamo, e questo è un patrimonio inalienabile che noi dobbiamo portare avanti a livello nazionale e regionale, ma anche e soprattutto a livello locale con i nostri candidati a sindaco e nei consigli comunali. Perché vedete, la candidatura nel partito della Lega non è soltanto un'avventura fine a se stessa, non è soltanto la possibilità di potersi contare, non è soltanto la possibilità, pur autorevole ed importante, di rappresentare i propri cittadini. Candidarsi nella Lega significa sposare un progetto, significa sposare una visione del mondo, significa concorrere a realizzare la rivoluzione del buonsenso e significa concorrere a creare e a costruire una classe politica istituzionale preparata e per bene, quello che oggi non è, perché in tanti hanno declamato l'onestà. Vedete, il primo momento e la più grande disonestà che si può compiere è quella di ingannare il proprio elettorato, e i 5 Stelle, declamando l'onestà, sono stati il partito e il movimento più disonesto della storia d'Italia. Quindi non si tratta di compiere degli illeciti, non è che è disonesto soltanto chi compie degli illeciti o dei fatti di rilevanza penale, è disonesto anche chi dice una cosa, si presenta per prendere dei voti in un modo e fa tutto il contrario. E allora noi dobbiamo anche riscoprire quel momento fondamentale e fondante della politica, che oggi sembra scomparso in questo panorama che è desolante, quello della coerenza. Quindi se noi riusciremo ad avere, me lo auguro e ne sono sicuro, una classe preparata, iniziando dalle istituzioni, preparata, coerente e per bene, sicuramente non ci fermerà più nessuno, partendo da qui, da Rocca di Papa, fino ad arrivare a livello nazionale e alla nostra Europa. Grazie a tutti, ancora in bocca al lupo e forza.